Amici, oggi assaggiamo insieme la cioccolata di Harry Potter in esclusiva, Wizarding World Harry Potter Chocolate. Vediamo insieme com'è, ma prima sigla. Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video, come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovissimo video, sempre dove andiamo a provare delle cosine da mangiare. Ovviamente poco poco, andiamo a fare un mini assaggio perché ho comprato per assaggiare con voi la cioccolata esclusiva di Harry Potter. Non so se lo sapete, ma la marca Wheators ha creato in esclusiva la cioccolata di Harry Potter ed è proprio quella originale. Io l'ho scoperto tramite TikTok, ovviamente. Questa qui l'ho trovata al supermercato Gigante. Allora, sono tre barrette speciali con tre gusti differenti. Allora, abbiamo questa barretta qui, l'incantesimo dei popcorn caramellati, e abbiamo questa che ho messo al contrario, il potere dei cristalli dorati. Mamma mia, non so cosa sembra veramente il titolo di un film. E poi questa, la magia dei cristalli frizzanti, che praticamente è uguale alle barrettine che ho già assaggiato, solo che questa è al cioccolato bianco. Ho comprato questa, ragazzi, questa è molto molto carina, mi ricorda molto un altro biscottino con la cioccolata sopra, adesso non mi viene in mente il nome, ditemelo nei commenti a cosa somiglia. Questo si chiama biglietto per Hogwarts. E poi c'è questa, ragazzi, che si chiama le cioccorane ed ha un sapore veramente incredibile perché dovrebbe essere tipo cioccolato bianco con i biscottini all'interno. Come avete potuto dedurre, ogni cioccolata ha un sapore differente ed ecco perché le ho volute prendere, ovviamente tutte a tema Grifondoro. Prima di iniziare questo video però, ragazzi, mi raccomando e vi ricordo sempre di lasciare un bel like, un bel pollice in su, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché tutti i giorni sul mio canale Yolanda Sweets trovate nuovissimi video alle ore 14.30 e alle ore 18. Ragazzi, io non so da dove iniziare, vi devo dire la verità, forse dalle barrette, sì, perché le altre sono un po' più particolari. Allora, io vorrei iniziare proprio da questa, vediamo, dalla barretta speciale con i popcorn. Allora, tavoletta di cioccolato al latte con popcorn caramellati, ragazzi. Allora, io questa cioccolata veramente ce l'ho da più di una settimana e ora mi decido a fare questo video. Non vi ho fatto vedere la barretta, un po' complicato. Allora, ci sono sopra stemma appunto di Hogwarts con le varie case di Hogwarts. Allora, il profumo, raga, è cioccolata. Qua vedo un pezzettino di caramello. Vado a dare un morsettino. Ok, wow, inaspettato, raga. Il sentore di popcorn non è tantissimo, si sente molto il caramello, sapore lieve 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 di popcorn. Dovessi dirvi che il suo cioccolato sa di popcorn, no, ma sa ovviamente di cioccolato e grazie, e di caramello tantissimo. Probabilmente all'interno i popcorn sono caramellati, quindi, e sono pochissimi perché sono tutti sbriciolati, però lo sapete che popcorn e caramello sono i miei preferiti, quindi raga, io comunque gli do un bel 10 a questa prima tavoletta super esclusiva. Continuiamo con questi, potere dei cristalli dorati, sembra una cosa di Sailor Moon, ragazzi, potere del cristallo di luna, sembra una cosa di Sailor Moon, non lo so. Però raga, non so se riuscite a vedere in controluce, se si vedono, raga, queste pepite d'oro, come le chiamano loro. E si vedono, e come, cavolette di Bruxelles! Raga! Guardate! Ebbene sì, eccolo qua, tutto l'oro, tra virgolette, all'interno. Allora, cioccolato sa di cioccolato, non ho ben compreso queste pepite d'oro come sono. Anelli di zucchero colorati, ah, ecco. Assaggiamo. Nessun sapore in particolare. Questa barretta di cioccolato in confronto all'altra non sa di molto. Sa solo di cioccolato, ragazzi, anche perché queste pepite d'oro sono dei pezzettini e dei granelli di zucchero, forse colorati di oro, e quindi non è che abbia tanto sapore. Non so se voi le avete trovate al supermercato queste barrettine, ragazzi, però il prezzo è un pochettino alto, vi devo dire la verità, soprattutto questo e soprattutto di questo, raga. Questo non mi ricordo, tipo quasi 5 euro, ma follia, ho capito che è enorme, però, cioè, dai ragazzi.
quelli ci giocano soprattutto sul fatto che sia di Harry Potter. Allora, assaggiamo questa tavoletta di cioccolato bianco con popping candy. Quindi dovrebbe essere cioccolato bianco con le caramelle, quelle frizzi pazzi che scoppiettano. Sono caramelline tutte colorate. Oh, wow, raga, tutta colorata. Ok, sapete che cioccolato bianco, raghi, mia preferita. È tutto colorato anche all'interno. Che bella, ragazzi. Tutta colorata la nostra barretta. Assaggiamo. 3, 2, 1. No, non ci posso credere. Può dare un punto a favore alla cioccolata. Scoppietta. Non si sente, raga. Però, vi giuro che scoppietta. E vi dirò, questi pezzettini di popping candy sanno di frutta e quindi danno una spinta in più e un sapore maggiore a tutto. Oddio, mi frizzica la gola, ragazzi, aiuto. Sono davvero molto molto buoni. Vi posso dire, il fatto che sia anche cioccolato bianco risalta molto anche il sapore di questi, di queste caramelline fruttose. Mi piace tanto. Mi piace tanto. Poi è carino il gioco delle caramelle che frizzano quando mangiate, praticamente vi frizza la gola. Il mio voto è 10. Prima di mangiare questa, che c'è anche il biscotto, quindi impasta un po' la bocca, mangiamo la barrettona. Allora, la barrettona dovrebbero essere tipo le cioccorane, quindi sopra dovrebbero esserci appunto raffigurate le cioccorane. Andiamo a dare un'occhiata. Ragazzi, sì, ci sono le cioccorane. Ah, cosa così proprio. Vediamo, spezziamo questa barretta. La peppa ripiena di cioccolato bianco. Questa probabilmente sarà la mia prefe. Vediamo, diamo un morso. Mi dispiace, cioccorana. 3, 2, 1. Raga, ok. Sono rimasto un po' male. Vi posso dire? Sapete perché? Non sento i biscotti. Dove sono i biscotti? Eccoli! Probabilmente sono solo al centro. Che dalla figura mi porta che stanno in tutta la barretta. Non va bene. Allora, i biscotti praticamente sono solo al centro della cioccorana proprio. A me sarebbe piaciuto che stessero in tutto il quadrotto di cioccolata. Il sapore non è male. Molto buono. Solo questa cosa qui mi ha fatto storcere un po' il naso. Si sente il biscotto. Si sente che la cioccolata è bianca, cioccolata al latte, ben distinta. Si sente il sapore del biscotto al cioccolato all'interno. Avrei preferito che i pezzetti ci fossero in tutto il quadrotto che io vado a mangiare di cioccorana. Invece, come potete constatare anche da questo che ho spezzato, non ci sono i pezzetti di cioccolata esternamente. Mi porta col morsetto, quindi probabilmente ti fa capire che stanno all'interno. Non lo so, e il mio voto comunque è un bel 10. Continuiamo con l'ultima, è proprio ultima. Questi secondo me sono veramente molto molto buoni. E sono biglietti per Hogwarts, ragazzi, biglietto per Hogwarts, davvero super bello. Allora, do il merito al packaging. Bellissimo, cioè il pacchetto è stupendo. Ragazzi, guardate che bello, è proprio un biglietto per Hogwarts. E sopra c'è scritto London to Hogwarts, biscotto al cacao con tavoletta di crema al latte. Davvero fighissimo, ragazzi. E vi devo dire un'altra cosa, voi non avete idea da quanto tempo io stia cercando sta cioccolata. Sul sito della Withers era andata tutta sold out. Finalmente quando l'ho trovata l'ho presa, anche perché volevo troppo assaggiarla con voi in un video. Allora, appunto, sopra alla cioccolata è raffigurato il biglietto del binario 9 3/4. Non si vede una cippa lippa, forse in controluce così. Eccolo, binario 9 3/4 del biglietto. Biscotto al cioccolato con cioccolata bianca. Andiamo ad assaggiare, vediamo. Interessante. Il biscotto è spaziale. Mamma mia, che buono questo biscotto. Nubio tra biscotto al cioccolato e cioccolato bianco è... Mamma mia, che bontà. Vi posso dire, a parte la tavoletta con i popcorn, questo è il mio secondo pezzo preferito. Buonissimo. E il mio voto 10, se non 11, ce li vale tutti. Ok,
cari amici, allora grazie a tutti per aver visto questo video, spero che ovviamente vi sia piaciuto, vi è piaciuto questo video assaggio un po' strano. Se trovo qualche altra cosa volete che io ci vado a fare un video sempre molto particolare. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi mando un bacione ed un abbraccio forte e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!